derby all'interno, in casa praticamente, della stessa società Bernabei Mazza. Andiamo a vedere i tempi di questi atleti. E va a chiudere in 16. Partita anche questa batteria con Baroni e Menegaldo, Polisportiva Bellusco, Pattinatori Spinea. Ed è l'atleta di Spinea in testa. Ma vediamo come interpreta la curva. No, no, esce prima l'atleta di Bellusco. Il miglior tempo. Terza batteria, Yuri Soriani, Rolling Bosica, Martin Sicuro e Leonardo De Angelis, anche lui del Rolling Bosica, Martin Sicuro. Partiti i due atleti del Rolling Bosica, Martin Sicuro, Soriani e De Angelis. Soriani aveva un tempo migliore di qualifica. Andiamo a vedere se si conferma, ed è Soriani 16 e 0,50. Ci avviciniamo piano piano alla sesta e ultima batteria, dove a sfidarsi ci saranno due campioni del mondo come Maiorca e Marsili. Ma intanto andiamo a goderci Sargoni e Salino. Sargoni, Salino, eccoli affrontare l'ultima curva. Veloce, si sbilancia, Salino sbanda ed è Sargoni. Partita la batteria, intanto resiste il tempo di Yuri Soriano, 16 Soriani, 16,054. Bisogna andare sotto i 16 secondi se si vuole vincere, stare davanti. Andiamo a vedere come chiudono. 16 Vincenzo Maiorca della città di Priolo, due compagni della nazionale, freschi campioni del mondo nella velocità nell'ultimo campionato del mondo disputato a Montecchio Maggiore. Ed è Maiorca, Maiorca, Marsili, andiamoli a vedere, uno spettacolo, andiamoli a vedere come escono dalla curva. Marsili, si allungano, 15,916, Maiorca 15,954, Marsili, e vince il titolo italiano, il 5, dare il 5, ecco qua la classifica. Maiorca, Marsili, Ceola, il podio di questo Giro Crono Atleti Contrapposti categoria senior maschi. Ed ecco gesto di grande sportività tra questi due atleti.